Buonasera a tutti, ragazzi. Questo qua. Ok. Sai che mi hanno inviato il pallone sullo stomaco? Ho voglia di bannare qualcuno. Giorgio, dove sei? Aspetta, che non ho gli occhiali. Com'è? Com'è adesso il volume? Sa, sa perché non volevo che la gente pensasse che abbia la mamma esuberante? Esatto, ciao, bomber. Allora, qua è attaccato. Mai cambiato sedia? No, testato il nuovo ombrello? Eh sì, se, se mi poni questa domanda, vuol dire che non hai visto la live di stamattina. Eh, dai, di... buona si sente bene perfetto quindi devo tenere più o meno qua a questo livello ditemi se per caso così migliora ancora oppure gracchia già oggi lascio l'ufficio in anticipo così ti ascoltano il tragitto verso casa si sente bene ciao gemro ciao riccardo si sente basso ma vaffanculo. ti piace eh? buonasera ancora meglio ole ok allora devo ricordarmi di tenerlo a questa a questa ti ha anche... perso anche le scarpe di tuo padre tra... <ride> si riesce a recuperare la live di stamani, certo, l'ho ricaricata. Ho tolto quella parte incriminata che poi, secondo me, eh, non è poi così mh, come dire, eh, grave, ecco. Anche perché stavo leggendo una, una cosa di uno però vabbè meglio evitare cazzi, diciamo. Ah. Grazie. Eccolo che si sente. ML2005. Grazie. Quattro mesi, eh? Quattro mesi. Questo vuol dire essere veramente. Uh, come dire. Fedeli. Alla prossima. Benissimo. Mr. Lele94. Grazie anche a te. Quattro mesi. Anche lui. Vedete come com la gente. È... Continua a rimanere qua perché è, è giusto, è giusto rimanere qua anche Edo Grimmi, due mesi. Sempre un piacere. Grazie, caro. Adesso aspetto ancora 5 minuti, poi faccio partire l'argomento di oggi. Tra l'altro, a mia memoria, era già da qualche tempo che non facevamo una live con un argomento prestabilito, nel senso che tra ehm, come dire <coughs> cazzi e mazzi col Mac registrazione di Caro Farenz, il ristorante, tutto quanto, <ride> nelle ultime settimane ci siamo un po' eh, lasciati andare, ma va bene così. Alla fine che Macbook hai preso, M1, secondo te è figa, compro un Macbook nuovo e non compro l'ultimo uscito? L'odio per crema deriva dall'aneddoto di questa mattina, o era... no, fsuh, molto più remote. Dico solo che Twitch mi ha proposto una... una.. Figa galattica, ma preferisco i tuoi occhi. Ti ringrazio, Roberto. Non lo fai un jukebox natalizio? Sì, sicuramente ho intenzione di farlo. Però, eh, Giulio, il problema, sai qual è? Riuscire adesso con il gruppo aperto ad avere un buon discernimento, segnatevi anche questa, questa parola di oggi. Eh, Cippus limbus, grazie. Tac. Eh, tra le stronzate che vengono sparate su questo gruppo Quotidianamente ovviamente E eh, le domande dal jubox. Grazie ad anche ad Alex Spooky Ciao Farenz Lasciami dire che chi non gioca in Mortals Ha la mamma che la sera va in tangenziale A ricorrere ai camionisti Perché scusa è così, belli, è così bello in Mortals mm. Grazie anche a Lollum Volevo informarti che è già uscito il Mac M2, 11 starebbe bene, scherzo. Però scherzi ma fino a un certo punto, nel senso che questi qua con l'M1 mi sembra siano stati annunciati a settembre, ottobre, eh, più o meno. <coughs> Adesso voi mi darete sicuramente eh, una, una, una data più, più precisa. Eh, però sono convinto al 100% che a un anno... Ciao ciao, vieni. Ce la faccio io. Vieni, ora la mamma. Eccolo. Dicevo che eh, tra, tra un anno sicuramente avremo, vabbè, a parte il Macbook più, più potente di sempre, ma verrà proposto magari lo stesso chip, ma con delle caratteristiche hardware base più alte rispetto a quello che vorrei comprare io e a un prezzo inferiore. Ma se ti seguo facendo aperitivo con la solita coca zero al limone, rimaniamo amici. Non lo so, Fabio, il problema è che tu parli di aperitivo con la Coca-Cola, è eh, quello più che altro. Dottor Freeman, grazie, bella Farenz. Volevo sapere se hai mai avuto il piacere di passare per la frazione di. Femmina morta, in provincia di Pistoia, no, non sono mai stato né in provincia di Pistoia né a Pistoia, mi spiace Facciamo così e così, perché voglio vedere... eccolo lì, boh, perfetto Quando vorrei mangiare una pizza gratis nella mia pizzeria di Rivergaro, figa, questo già mi attira di più Adesso lasciamo passare il covid, però a Rivergaro ci venivo ad appoggiare le palle nel, nel fiume e ricordo anche di aver mangiato l'anguria con mia moglie, anzi, all'epoca amorosa. Sei mai stato a Napoli? Sì, purtroppo. <ride> no, a parte gli scherzi. Gaetano Marino, 97, grazie. Quattro mesi di barba e bellezza, con una L, giustamente. Perché non fanno una remastered di Metroid? Visto che mi piace Destiny e Doom, anche se non l'ho, lo so, Perché non lo fa, troppo dark, eh. Non direi Xenmas, grazie anche a te. 4 mesi, vabbè, te lo do per scontato, mi sembra, mi sembra il minimo, hai mai pensato, denigri Piacenza e poi vai a morire le palle nel trebbia. Esatto, Mr. Ma Mario Mr. Mark 8 ha usato 103 bits. Grazie, nulla da dirgli così importante. Semplicemente volevo chiederti un parere critico su Ring Fit Adventure. Adesso ne parliamo. Se ti ha aiutato in qualche modo, purtroppo non è stato un gioco così tanto portato sul tubo e volevo capire se fosse stato un flop o solo una banale impressione. Ma stai scherzando? Un flop? Cioè, guarda che durante i periodi di lockdown, grazie a Mikic, 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 Miki, Miki, vabbè, che calè, ehm, durante il lockdown era introvabile... Eh, ring fit lo trovavi su ebay a 250 euro perché ovviamente la richiesta era talmente alta proprio per trovare un escamotage per muoversi essendo chiusi in casa obbligatoriamente quindi è stato senza dubbio un, un successo commerciale non indifferente e dal punto di vista cioè bisogna eh, valutare ring fit da due punti di vista dal punto di vista ludico e da quello dell'allenamento da quello dell'allenamento è senz'altro completo perché riesce a, a farti muovere tutti i muscoli del tuo corpo, anche quelli che non sapevi di avere, e um, al tempo stesso ti consente anche di selezionare non solo le modalità con cui vuoi affrontare il gioco, cioè o tramite gioco oppure semplicemente una serie di esercizi come potresti seguire se tu andassi in palestra o se facessi, cazzo non so, un corso di aerobica per dire. Non di aerobica, di, di ginnastica muscolare, ecco dal punto di vista ludico vero e proprio, vabbè, ovviamente si tratta di un mini, mini, mini gioco di ruolo scremato che ti consente comunque di progredire, di insomma, tutte le caratteristiche base di un gioco di ruolo che vengono ehm, innalzate e guadagnate grazie al movimento. Quindi, per me, è stato sicuramente un un, un buon acquisto di base preferisco uscire fare le live eccetera continuo a usare ring fit quando sono impossibilitato di uscire perché sta piovendo piovono polpette e quindi um, rimango in casa e mi muovo con quello Ma che bella testolina tu da che hai visto ho tagliati i cavi dove fa eh, hai provato a rendere will out tv vabbè mm. Meglio Avo PS5. Mm. Nintendo ha rilasciato il coronavirus. Vabbè, ok. Ma non ci si può più abbonare con Prime? Fega, perché no, scusami, eh? Vieni a Pavia, che ti offro una colazione. Cioè, figa, devo venire a Pavia per un cornetto? No. Rettangolare, certo. Allora, argomento di oggi. Siamo passati già dieci minuti. Il tutto è nato. <ride> il tutto è nato quando. Eh... Scusate se prendo il cellulare, ma mi serve per avere una traccia um, quando un paio di giorni fa mentre scrollavo internet <coughs> grazie Lima 1999 eh, mentre scrollavo internet per vedere qualche news qualche novità in ambito videoludico ho detto ma scusa eh, ma adesso stiamo per entrare nel 2021 ma quali sono i giochi più Attesi a livello di uh, percezione dal pubblico. E qua parte la mia considerazione. Ho cercato Most Anticipated 2021 Games, notate anche questo inglese particolarmente fluente. E, e sono finito in un sito su un articolo di grazie Mistochino. Vabbè, Missy Stocchino, mi stocchino, vabbè, mi stocchino. Um, su un articolo di GameSpot dove facevo un elenco dei 20 titoli più attesi del 2021, ma che adesso andremo a vedere insieme uno a uno con voi. Ma il problema è che io ho letto questa lista ovviamente erano tutti titoli che bene o male conoscevo, ma di cui bene o male, non si sa un cazzo, o meglio, non si sa la data d'uscita perché è un generico 2021. Quindi ha senso dire che i giochi più eh, attesi dal 2021 sono quelli basandosi esclusivamente da un trailer magari di annuncio del gioco che mostrava 2021, e credo che il caso più eclatante sia proprio God of War, che andremo <coughs> a vedere tra poco insieme, grazie a ba BaFio TV, un altro BaFio, bene, un altro TV cioè. Um il caso più eclatante è sicuramente God of War che dovrebbe uscire nel 2021 ma è stata annunciata una data precisa personalmente credo che sia molto difficile che esca nel 2021 a meno che anche Faranko secondo me nel 2021 non uscirà grazie a te per questi 4 mesi ehm, cioè, nel momento in cui un gioco per PS5 esce nel 2021 secondo me vuol dire che o esce anche su PS4 o esce in versione esclusiva PS5, ma le migliorie rispetto allo stesso gioco potenziale sulla versione old gen per PS4 sono poche. Spero di sbagliarmi. Nox of FIAR. Grazie anche a te. Anche a Josy. Josy J, vedi? Vedi com'è facile iscriversi. Bravi, bravi sottofondo musicale rilassante. Infatti è facile che alcuni di questi diventino un primo quarto dal 2022 se non peggio, ma infatti io adesso voglio vederli uno a uno con voi molto rapidamente perché sono 20, quindi non pochi. Però eh, a parte quelli che i pochi che hanno già una data o comunque un periodo più o meno preciso dell'anno in cui dovrebbero uscire, secondo me Slitteranno tutti nel 2022, facendomi porre una domanda tanto banale quanto scontata: che cazzo giocheremo nel 2022? Vediamo, primo gioco, la versione next gen di Cyberpunk 2077. Allora, in questo caso, questo è un caso un po' borderline, perché si tratta di una versione next gen di un gioco già uscito da cos'è ormai un mesetto, no? Grazie, Farenz, per l'elenco. È ottima divulgazione, non so se sarcasmo, però eh, non credo. Ehm, cosa si può dire di cyberpunk? Voi, adesso voglio capire tra di voi: ehm, quante persone conoscete che hanno già in casa eh, una console next gen che sono strainteressate a cyberpunk, ma che non l'hanno comprato perché? Aspettano la versione next gen. Eh, lascia, eh, Rick, lascia perdere il discorso PC che questo è un caso ancora particolare. Lascio perdere anche Stadia, comunque. Zero, zero, nessuno a PS5, nessuna, nessuna, nessuna. Vedete? Questa è la mia conferma. Cioè, come fa un gioco a essere così... Una versione next gen di un gioco, come fa a essere così attesa... Se A mancano le console, B di conseguenza mancano le persone che, hanno, che abbiano questa console in casa, C secondo me, ma parlo da Marco Farina, nel momento in cui eh, so che deve uscire un gioco cross-gen, ma in cui la next gen è prevista a distanza di mesi e mesi dalla, dalla versione originale, dalla versione all-gen, io lo compro per all-gen. Che guardo. Conosco un mio amico che aspetta la versione serie. Ecco, se Salva Salvaventus è la prima persona che lo scrive. Quindi non fate altro che eh, che confermare le mie. Mi, stanno... Mi st sta diventando la voce nasale. Secondo titolo: <coughs> Death Loop, con data. Vedremo se. Verrà rispettato o no? Ma questa data è del 21 maggio 2021, quindi non proprio di dietro l'angolo. E che angolo, naturalmente, questo, questo titolo sono felice che abbia una data. Perché? Perché lo comprerò in buona sostanza. Eh, se prima lo mettevo come punto di domanda perché temevo fosse potenzialmente troppo improntato al multiplayer e potenzialmente. Ehm, esclusiva mi sembra che sia esclusiva temporale, PS5. Ehm, PS5 che non avevo intenzione di comprare al lancio e nemmeno a, a, su, nei primi mesi. Poi me la son, grazie, Tannic. Poi me la sono già trovata in casa quindi tanto meglio. Fai un sondaggio. Ostia, io pa paro per me e ti confermo che aspetto col cazzo che gioco la versione merda dopo 500 euro di console. È, il problema è che tu hai speso 500 euro di console e non ci giochi. Per me Zero hype that look ci vedo poco di diverso rispetto ad altri FPS, Mmm, mm. sento odore di stronzata. Perché, voi, grazie Emanuele, voi lo fareste ricondurre al genere degli FPS più così banalmente, a me sembrava decisamente più articolata come, come situazione. come è stato Dishonored nel 2012. Attenzione però, perché Dishonored nel 2012, oltre a essere stata una bella scoperta, è stato un gioco che è capitato nel in un momento perfetto, cioè quando gli stealth, perché personalmente io Dishonored lo faccio ricondurre al genere stealth, gli stealth stavano un po' scomparendo dalla faccia della Terra, comunque erano nella fase calante, quindi... È uscito nel momento in cui c'era bisogno di giocare uno stealth. E questo non, non lo so, vedremo. Polenta Violenta, bel commento. Va bene, passiamo al prossimo. E qua, Rullo di tamburi Elden Ring: Naturalmente, senza un minimo di data annunciato per PC, PS5, Xbox Series X e Series S ma eh, grande scomparso quando è stata l'ultima notizia che avete ricevuto in merito grazie poche fan grazie mille oggi mi sento divulgatore culinario vabbè Elden Ring non esiste <ride> Elden Ring la gente ride non uscirà ma cioè i suoi slime mi hanno rotto i coglioni quindi sicuramente lo passo questo ah ok Uh, esiste davvero Elden Ring? Penso fosse, pensavo fosse una super cazzola. Eh, non lo so, cioè, per, per esserci, c'è... Mi fido abbastanza del fatto che esista o che esisterà. Grazie anche a te, Dankidev. Però, ragazzi, anche questa situazione è abbastanza paradossale. Cioè, questo 2021, molto campato per aria, per un gioco di questo tipo, poi tra l'altro, sicuramente atteso, ma sicuramente anche piuttosto complesso da sviluppare, il 2021 mi sembra francamente troppo ottimistico. Eh, Fossetti dice che se non ci fosse stato il Covid lo staremmo già giocando. Può essere ragazzi, può essere sicuramente, però eh, non, è, non è il Covid eh, l'argomento principale di, questo, di questa classifica, diciamo, perché è ovvio che tutti i giochi avranno... Eh, avranno subito delle, dei ritardi come Proud 16, anche lui dice: Siamo a 4 dal tuo ritorno. Il tempo vola, grazie mille. Eh, questo è un complimento che mi ha fatto piacere, mi sono anche un po' emozionata. Eh, tutti i giochi hanno subito dei ritardi per, eh, per il Covid, però annunciarlo per il 2021 <ride> quando molto probabilmente non uscirà in durante l'anno prossimo. E, bah, mi sembra un po' surreale come situazione. Passiamo al successivo. Questo c'ha una. Qua non è aggiornata. Non è aggiornato secondo me GameSpot perché a me sembra di ricordare una data di Far Cry 6. E se non ricordo male era eh, febbraio. Sto leggendo i vostri commenti eh, perché secondo me. 18 febbraio, bingo. Vedete, questa me la ricordavo anch'io. Eh, qua invece lo mettono come grazie a Mr. Markita. Rispondo al tipo che ha detto: Se non ci fosse il COVID, lo staremmo già giocando. Con: Se non ci fosse stato il COVID, non sarei vergine. <ride> Cazzo <c 'è? ride> Siete dei cazzoni. Vabbè. Rim ma rimandato ad apri aprire: Aprire dolce dormire. Far Cry è morto dopo il 4 oh, eh, era febbraio ma è stato posticipato vabbè comunque sia febbraio, marzo, aprile, quello che è comunque do per scontato che Ubisoft lo faccia uscire eh, nella prima metà diciamo del 2021 questo mi chiedo anzi chiedo a Pego in particolare e ringrazio a Pego in particolare se è un titolo che state aspettando perché io non ho condiviso praticamente con nessuno L'opinione riguardo Far Cry 5, che ehm, sembra non essere piaciuto a nessuno, a me sinceramente è piaciuto anche più dal 4, e il 6 faccio fatica a dire che sia qui a, ad aspettarlo come la manna dal cielo, però, grazie a Metalhead, però, francamente, è un titolo che rigiocherei, nel senso, giocherei a un nuovo Far Cry abbastanza volentieri, magari verso la fine. Dal 2021, quando ormai eh, il gioco si sarà, si troverà a poco. Un cazzo. Io sono fermo al 3 e non dimentico il bellissimo DLC Blood Dragon, rimane migliore. Far Cry 6 aspettato da tanti per la presenza di Giancarlo Esposito. Ma può essere, però, ragazzi, cioè, capirei è, è come dire: Ah! Non vedo l'ora di giocare a Cyberpunk 2077 perché c'è dentro Keanu Reeves. Ma che cazzo c'entra? Cosa c'entra? Far creare rotti coglioni come tutte le saghe che superano i tre giochi. Consentimi di non essere d'accordo. Nel senso, è una frase un po' troppo generalista. Dipende da saga e saga. Io voglio Splinter Cell, bestemmia femminile, sono d'accordo consumatore medio, benvenuto eh, e grazie dopo l'ottimo 3 ho abbandonato il 4 per noia ho appena preso il 5 quasi gratis su stadia, vedremo mm, secondo me il 5 ti piacerà più del 4 <coughs> anche perché il 4 è moltissimo in linea col 3 hanno aggiunto solamente l'elicottero in buona sostanza bene, tac, grazie anche a te e eh, passiamo al gioco perché sennò figa ragazzi oh figa altro gioco The Elder Scrolls 6. Grazie The Doctor. Ti aspetti l'uscita di qualche nuova esclusiva su Xbox? Eh? Figa me lo auguro. Dicevamo The Elder Scrolls 6. Secondo voi esce nel 2021? Non parlo più finché non vedo le vostre risposte. 2025-2024. Ma che lista del manga guardi, <ride> eh ragazzi. Io sto seguendo l'articolo di GameSpot, che comunque non è proprio l'ultimo dagli stronzi come sito, ecco. Inizio 2022, secondo me siete ancora troppo positivi. Per me almeno 2023. È anche imbarazzante eh, come situazione, perché se pensiamo all'ultimo a Skyrim. Skyrim di che anno è? 2010? 2011, è vero? Secondo me esatto, bravissimo Splatform. Nel 2021, secondo me, vedremo un, un, un video di gameplay, un video ciccione, diciamo, che ti faccia crescere ulteriormente l'hype. Ma secondo me il gioco non esce l'anno prossimo. Mi si è appena bruciata la scheda madre. Sto senza un euro. S Madonna, per me, per favore. <ride> Mi spiace. Comunque, anch'io non sono messo benissimo dal punto di vista hardware. No, non le conto le 28 versioni successive di Skyrim perché ok, farlo uscire per, per tre generazioni praticamente. Però, eh, però, non credo che lo sviluppo di Skyrim su 360 equivalga al porting per, eh, su PS4 o su Switch per dire. Sì, è vero, c'è stato l'online in mezzo. Prima faranno uscire Starfield. Salve bel buone, da un po' che non mi collego Male? Mangia pietre, è stronzo Ciao Farenz, ho bisogno del tuo aiuto Giulio mi ha barnato, ma vaffanculo Giorgio Allora, andiamo avanti ehm... Proseguiamo Con, ecco, questo titolo qua Sinceramente non lo conosco Lo conosco solo di nome E si parla di Everwild Per PC e Xbox Parlatemene un po' voi, dai alla fine come mi è sembrato Skyrim, non l'avevo mica giocato su Switch, l'avevo cominciato su Switch ma mi ha un po' eh, annoiato diciamo. Io non sono un grande amante di... Eh, anche Oblivion l'avevo cominciato e poi abbandonato. Non so cosa sia, pessimo titolo di corsa. Eh, è quello di Rare, eh? è quello di Rare, sì esatto. Sembra molto interessante, io questo qua proprio non lo conosco. Sì, però anche qua su questo proprio non mi voglio pronunciare perché non, eh, non ne so un cazzo, sembra molto bello. Insomma, vedo che nei vostri commenti c'è gente che sembra lo stia aspettando. O comunque sembra essere stata colpita dal, dal trailer d'annuncio. Grazie, Fra... Andiamo avanti. Oh, ecco, questo è un titolo, secondo me, abbastanza dibattuto, ovvero il nuovo Fable. Altro titolo che secondo me non uscirà mai nel 2021. Ma a parte ciò, si parlava del fatto che potesse essere un gioco quasi un mammarpgg, nel senso di un gioco, una piattaforma. Un gioco a piattaforma. Mm... Il fatto che non si chiami Fable 4 potrebbe far pensare a questa cosa, uh... stupendo Fable. Lo aspetto tanto, vi dico la verità, forse ve ne avevo già parlato. Fable è una di quelle esclusive di casa Microsoft che non ho mai toccato, nemmeno con un bastone. Non so il perché, sinceramente, però, non, non mi ha mai attirato più di tanto. Ho provato a, ad avvicinarmi a questa serie pochi mesi fa con uh, il Game Pass e ho detto vabbè. Parto dal primo. E il primo è. Um, è veramente invecchiato male. Matty Nails sembra il nome di una. di un. Um, di un centro estetico. Grazie comunque. Tre mesi, anche te, minchia, bravissimo. Ehm. Um, Parlate di reboot di, di Fable. È invecchiato malissimo. Ingiocabile, in direi di no, però fa cagare. Eh, e non riesco a giocarlo oggi. Con l'ottica di ehm, con gli occhi di uno che lo sta giocando nel suo periodo originale. D'uscita. Non, eh, non ce la faccio. Fa proprio, fa proprio cagare. Fable verrà modificato per essere un gioco da Game Pass Vabbè, ma che sia un gioco da Game Pass lo, l, l, è Per forza Essendo esclusiva, no? Per Nintendo nulla Non lo so, perché quando eh, Ho cominciato a guardare questa Lista l'altro giorno Ho detto, aspetta che questa viene fuori una bella Live con i ragazzi E quindi non ho guardato Più, più o meno sono arrivato a Fable a leggere l'elenco D'ora in poi sarà una sorpresa anche per me Magari Fable fa una roba alla God of War in cui è un gioco completamente diverso ma con lo stesso mondo. Può essere. Può essere. Non sono d'accordo, Xenmas. Giocare oggi roba di vent'anni fa è improponibile. Non è vero, perché dipende. Secondo me ci sono titoli, e se vogliamo anche più vecchi di vent'anni fa, che tuttora sono giocabilissimi. Una riprova del fatto è, per esempio, l'ultimo Zel eh, sì, Zelda, Alix Awakening, che... Eh, Ok che è stato riproposto graficamente tutto, però la, il suo fascino secondo me è rimasto immutato e giocando oggi la sua versione originale a 8 bit non perde più di tanto. Hai mai giocato mai giocato al remake di Fable? Cazzo vuol dire hai giocato al remake? La mia paura è che il nuovo Fable, non avendo lo story core diretto, diventi qualcosa di troppo diverso. Non lo so, ragazzi. C'è anche da dire che non per forza il diverso possa. Eh, potre... Cioè. Prendete God of War, è completamente diverso rispetto al passato. Però in molti l'hanno. Si sono toccati copiosamente. E io no, per dire. Proseguiamo. È uscito una specie di remastered? No, vabbè, io ho giocato a quella che c'è sul... Eh beh sì, è quella, quella che c'è sul Game Pass. Prossimo titolo. Come Far Cry 6? Scusami, perché c'era Far Cry 6 prima e Far Cry 6 adesso? Far Cry prima era... Boh, non lo so. Vabbè, Far Cry abbiamo già parlato. Oh, Final Fantasy XVI, PS5, altro titolo che... Allora, se ci pensate, quando viene annunciato in genere un nuovo Final Fantasy, il primo trailer prende molto alla lontana il gioco, cioè ti fanno capire che sarà un Final Fantasy, eccetera. Il, il trailer che abbiamo visto durante la presentazione di PS5, quando hanno mostrato data e prezzo della dall'uscita, dal day one, eh? il titolo sembrava già quasi pronto per assurdo, no? Io faccio comunque fatica, anche perché stiamo parlando di Square, quindi sapete già cosa sto per dire, ehm, faccio fatica a credere che uscirà nel 2021, ma faccio fatica a credere che possa avere dei tempi di sviluppo biblici come è avvenuto grazie a Scenarius, ehm, come è avvenuto per altri episodi precedenti. Eh, confido nel 2022. E questo potrebbe essere davvero uno tra i miei eh, giochi più attesi, non dico del 2021, ma del prossimo futuro. La vedo grenare a Karizar. Ma il secondo capitolo del 7 Remake, a cosa serve un nuovo capitolo 6? Quello in canna. Beh, non è detto che le cose non possano procedere parallelamente, eh? eh? Non mi ricordo. Se, secondo me è esclusiva temporale su PS5. In, ecco, dice eh, Vishy Snake: in sostanza, queste console saranno operative da gennaio 2022? Risposta: sì. Sei passato dall'essere uno youtuber poco attivo ad uno streamer estremamente attivo. Tutto questo è bellissimo. Ma tra l'altro sono uno youtuber particolarmente attivo perché ho messo in premiere proprio oggi il nuovo video che andrà in onda il 31 sera alle 20. Siateci. Passiamo al titolo successivo. Naturalmente, mh, senza averlo letto prima l'ho eh, dato per... Eh per scontato che uh, fosse presente naturalmente God of War. PS5. PS5. Io vorrei capire da voi quando uscirà, ma voglio mese e anno, senza dire stronzate tipo 2027 per carità. Adesso voglio leggere cosa. 2000. Voglio sapere da voi mese e anno in cui uscirà. 2022. 2022. God of War. God of War per me 2021 sicuro, è una leva per le vendite troppo importante. Tu ti dimentichi di una cosa, ti dimentichi del poco approvvigionamento delle, delle, delle console. Ottobre 2022, fine 2022, Natale. Sono d'accordo. Non ha senso dire 2021 sicuro, ragazzi, perché se per i prossimi sei mesi, anzi facciamo fino... Almeno fino a giugno 2021 ci sarà tutta questa richiesta di console e disponibilità così ridotta che cazzo di senso ha far uscire un gioco? Anche... Ehm, è controproducente proprio questa cosa. Quindi anche i giochi, secondo me potenzialmente pronti, verranno fatti slittare. Nel 2022 esce e che... che escano entrambi, sono d'accordo. 8 dicembre 2022, cazzo mi fanno il regalo di compleanno. 2021 con bundle PS5 allora un bundle con God of War me lo aspetto non a fine 2021 tra di resti sua moglie con una fan di 25 anni ovvero io quindi ipotizzo una valanga dei titoli AAA se solo PS5. Infatti, non ha senso buttare fuori i titoli ora, visto che non ci sono le console piazzate, venderebbero troppo poco, sono d'accordo. Ma un conto è dire adesso, un conto è dire seconda metà 2021. Secondo me, nella seconda metà del de 2021 saremo ancora in una situazione di gente che aspetta la propria console eh, prenotata. Primo fra tutti, Giulio Mania. Buonasera, Zex. Lo comprerai The One God of War? Ma neanche pitturato, figa. Proseguiamo. Oh, oh! Titolo interessante. Attenzione, Gotham Knights. Cosa ne pensate? A me attira anche solo per l'idea di rigiocare nella nell'ambiente di Gotham, di Gotham City. Eh, con diversi personaggi giocabili. <coughs> Ho visto una PS2 slim nera accanto a una PS5 bianca. Sembra... <ride> zero interesse... Come? Zero interesse? Com'è possibile? A me non ispira, a me puzza di merda. Come mai dite questo? Sono interessato. Non vedo l'ora, ma penso 2022, sì, anche in questo caso. Gotham Knight, possibile Day One per me. Attenzione, però, perché questo gioco, nonostante non abbia una data ehm, fissata, è previsto anche per PS4 e, e One. Quindi potrebbe uscire una versione old gen nel 2021, potenzialmente. Non vi convince? Ma dai, figa, non mi aspettavo una, una risposta così fredda da voi. Mi puzza un sacco di roba stra riciclata, non so neanche io perché non mi ha fatto una grande impressione. Beh, allora, attenzione, dipende da cosa intendete per riciclata, perché se vi ricordate, vado a prendere il gioco perché non mi ricordo più il titolo. Uh... Ah no, che cazzo dico, quando la 360... Vacca puttana che vuoto. Ah, Arkham Origins! Arkham Origins: se non ricordo male, non era stato sviluppato da Rocksteady. Ma detto ciò, riprendendo bene o male le eh, dinamiche dei due capitoli precedenti, ovvero Arkham Asylum e Arkham City, secondo me è uscito un titolo tutto sommato interessante. Ecco. Eh, Origins è di un'altra casa esatto non mi ricordo quale però mi ricordavo che non fosse era fatto da Warner Bros esattamente come questo Knights esatto eh, secondo me le premesse cioè il fatto che non ci sia dietro a Rocksteady eh, cioè mi spiace però eh, non sono qui a strapparmi i capelli anche perché ormai ne rimangono pochi detto ciò ehm, non mi aspettavo comunque una vostra risposta così lo so che non c'entra nulla con Arkham però tutto sommato Origins, però, era single player. Scusa. Non ho capito questo commento. Me lo potete spiegare perché ci sono rimasto di merda. L'unico titolo che aspettano è il 2000. E mai è il prossimo Kingdom Hearts. Ma che palle! Arkham è coop online. Va bene. Ma cosa c'entra? Non ho capito. La, la specifica nel dirmi Arkham Origins era single player. Grazie. Tutti i giochi di Batman erano single player. Vabbè, basta. Mi ha, mi ha messo di malumore questa cosa. Andiamo avanti. Oh, <ride> altro titolo. Allora. Questo titolo non so se uscirà nel 2021, faccio fatica a crederlo, sia per questioni di sviluppo, sia perché conosco la casa di sviluppo, sia perché, come abbiamo detto, ci sono poche console in giro. Ma secondo voi è possibile che nel 2021 Allora, no, calma. Qua stiamo parlando di giochi più attesi, non giochi Grazie Pietro Gio. Eccomi Farinz sempre presente. Un bacio per te. Giochi più attesi potenzialmente annunciati per il 2021, ma voi vi aspettate che Gran Turismo 7 esca nel 2021? Mi fa ridere questa cosa, perché se pensate al... qual era il primo uscito su PS3, che è stato il 5 forse? No, forse era il 4, che tipo ci hanno messo una Madonna di anni che, che era diventato fino a una barzelletta? No, era il 5 mi sembra. No, no, assolutamente no. È <ride> stato annunciato per metà 2021 GT7. No, scusa, magari ho visto male, magari c'era anche la data. No, non c'è la data. Per me sì, il 6 è del 2013. Occhio a sottovalutarli. Effettivamente, quando c'è sempre stata quella conferenza di Sonic che hanno annunciato la data e il prezzo di uscita della PS5, hanno fatto vedere Gran Turismo 7, ho detto: Ostia, potrebbero essere davvero abbastanza avanti con lo sviluppo ma non ne sono così convinto a me pare molto che questa sia una lista dei desideri piuttosto che una lista di giochi attesi alcuni giochi inseriti non usciranno nel 2021 anche col binocolo e attenzione però perché un conto è dire giochi attesi cioè per esempio qua lo so che l'ho detto velocissimamente era voluta um, Magari c'è nella lista e lo vedremo tra poco. Però allora io potrei dire: uno dei giochi attesi da me maggiormente è il nuovo Zelda Breath of the Wild 2, o come cazzo si chiamerà. Però non è mai stato annunciato nel 2021. Quindi, teoricamente, in questa lista non dovrebbe essere eh, presente, grazie a Partisan Bullet, il bulletto partigiano. Hai giocato Helldivers su PS4? Uno dei giochi più divertenti... Eh, uh, addirittura, sì, l'avevo cominciato. Eldivers. Se non ricordo male era di Ausmark. Ma... Mm, confermamelo. Secondo me alcuni elencati, fatico a credere, escono nel 2022 addirittura, sì, sono d'accordo. A marzo ci annunciano la release di Breath of the Wild 2 e la Switch Pro barra 2. E, stando a Nintendo, tecnicamente no. Perché pochi giorni fa avevo letto un, un comunicato di Nintendo dove annunciava che Switch, secondo loro, è arrivato a metà del ciclo vitale. Quindi, eh, quindi potrebbe anche essere che esca un, uno, Switch, uno Switch potenziato. Non lo so, comunque sia si compra. Andiamo avanti, ragazzi! Oh! Oh! Che bel titolo! Halo Infinite, ragazzi! Vai! Da che sito sto leggendo? Da GameSpot. Halo Infinite parliamone parliamone. <ride> Questo è, è veramente uno dei titoli che aspetto meno di tutta, tutta la mia vita, direi, ma più che, non tanto per il discorso del trailer della, di, alcune, di alcuni mesi fa che aveva fatto ridere, eccetera, chi è: Grazie scus eh, che aveva fatto ridere tutto quanto. Uh, è proprio che non mi interessa più Halo in buona sostanza. Cioè, anche il 5, quando l'ho comprato e giocato su One, dopo secondo me meno di due ore mi sono detto, ragazzi, ma che cazzo sto facendo? Cioè, sto giocando lo stesso gioco da anni. Basta, 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 basta. Il problema è che, ma questo è, è, è proprio colpa del mio DNA. Se vogliamo, quando... è la stessa cosa che penso quando mi metto a giocare un nuovo Mario. Specialmente a quelli 2D... ...che dico... ...figa ma sono... ...a modre a giocare... ...a Super Mario... A mo, ...a mo' a mo' ...però... ...un conto è quello... ...grazie... ...se dici polipo... ...sei di piacenza... ...perché voi dite polpo... ...naturalmente... Da, ...dal po' in giù... Ehm... ...però... Eh... ...mentre un platform... In, ...in particolar modo un Mario... Lo giocherò sempre e sempre con il sorriso sulle labbra. Alo no. no. Il character design ha fatto il suo tempo, abbastanza. Ma non è il character design il, il problema. Stesso Moz di God of War e Gears of War, eh? non so cos'è Moz. Buonasera, Fed K8. Non credo neanche che ci fosse questa classifica. Io lo aspetto tantissimo, non vedo l'ora di giocare un nuovo Halo. Non cagate il cazzo voi che criticate Halo, che giocate anche voi sempre alle stesse robe: Uncharted, Spider-Man, Gears of War. Ah no, ma ci sta, eh, per carità, anch'io sono il primo a dire che eh, ci sono appunto quei titoli che continuo a rigiocare. Ma Halo, francamente, lo trovo abbastanza ridicolo. Ecco. Uscirà il 15 novembre 2021 Sarà il ventesimo anniversario del primo Halo e ci sono già delle prove online Ma Cosa aspetti più di tutto? Zelda, te l'ho detto E anche qua, esatto, c'è cioè, lo stesso discorso di prima Cioè, giocare, 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 giocare è Sempre la stessa roba, io per esempio c'ho Zelda O Mario, e un altro c'ha Halo, sta Andiamo avanti Non so quanto siamo Uella, Bella Riki una pizza offerta quando questa situazione finirà. Un saluto da un tuo fan dal 2010. Un grazie, un grazie veramente di cuore, grazie Riki. Hitman 3. Oh, finalmente cazzo! Un gioco con una data, una data precisa, una data imminente. Hitman 3 previsto per PC, PS4, PS5. One, serie X, serie S e la console di KFC. Eh, Hitman 3, che dire, son ne abbiamo parlato, non mi ricordo se stamattina o ieri mattina durante la live vampiresca. Eh, Sono contento che esca, più che altro perché ormai non esistono più gli stealth ragazzi. Eh, detto ciò, io purtroppo devo ancora giocare a metà del primo Hitman, a tutto il 2 che ho in casa nella, nella mia pila che non vede mai la, la fine. Il 3 ovviamente mi interessa perché mi piace la saga, mi piace il brand, mi piace il personaggio, mi piace il gameplay e tutto quanto, ma ovviamente avrebbe poco senso comprarlo visto che ho ancora i primi due da finire, barra iniziare. Molto interessante, Hitman, certo. Data 20 febbraio mi dicono dalle, dalle, dalla regia. Il 20 mi sembra, sono gratis su Stadia. Farenzesci il calzino. Mm. Semplicemente un calzino nero. Farez prova Stix. Uno stealth interessante. Sticazze. Sì, lo conosco. Non l'ho trovato particolarmente interessante. Sinceramente, 20 gennaio ho detto. Perché me lo dite? L'ho appena detto io. Hitman si deprezza in fretta. Mi è parso di vedere. Confermo. Prenderai la KFC console. No. Quanti sono i titoli che devi ancora giocare? Se volete, se volete, in una delle prossime live potrei tenere aperta una finestra di Excel con tutto l'elenco della mia pila e commentare insieme a voi quei titoli della scorsa generazione che ho lì nel mio backlog e che non ho ancora avuto modo di recuperare. Ma sono titoli che ho già acquistato, sono titoli che ho qua in casa. Bello, bene. Se mi interessa, lo possiamo fare tranquillamente. Eh. Sì, ci sta. Bella lì ci sta. Figa, va bene, se volete la possiamo fare anche domani. Eh. Duh, domani non lo so. Dipende. Dipende, non è detto che riesca. Vediamo. Perché domani è martedì. Vabbè. Hitman era bellissimo prima di Absolution. Allora, Hitman era bellissimo anche con Absolution, ma io ho bocciato personalmente il contract. Kena <coughs> non lo aspetti, a me ispira un botto. Mi ispira, ma ho troppa paura che sia un cazzo di Zelda. Un cazzo di, una, una brutta copia di Zelda. Però, però lo giocherò. Mark of the Ninja l'hai giocato, credo almeno dieci anni fa. No die absolution era una bomba Cazzo l'ho messo al primo posto in una top 10 io I titoli della scorsa generazio generazione li, li giocherai in retrocompatibilità Con ps5 series x E certo non ho più le console Della scorsa generazione Prese derive action L'absolution è vero Però ti consentiva comunque di giocare ancora In, in stealth Era una scelta che ti veniva offerta Seguo qualche sport. No. Andiamo avanti. Oh, altro titolo di cui me ne frega meno di zero visto il primo. E vista questa premessa, state già capendo che sto parlando di. Uè! Grazie, Mister L. Aspetta, eh? Ho visto che non ero più tra i donatori. Non ho offerto la birra questo mese. Grazie, Bella Farenz. Bella a te, Mister L. Ovviamente sto parlando di Horizon Forbidden West. Cosa dire di questo titolo? Non lo so, ne abbiamo già parlato tanto a dire la verità. Nel senso che il fatto che è stato un po' Scusatemi il termine azzardato, è stato un po' una truffa perché perché è stato pompato inizialmente come titolo esclusivo PS5 per poi sapere che uscirà anche su PS4 e quindi teoricamente non è detto che le, le migliorie siano poi così evidenti rispetto ad un titolo sviluppato esclusivamente per Next Gen. Anche in questo caso, spero di sbagliarmi, anche in questo caso non me ne frego un cazzo perché comunque non acquisterò questo gioco vista la brutta esperienza col primo. Oh, questo invece è un titolo che mi interessa particolarmente. Hogwarts Legacy. Altro titolo che francamente non credo Uscirà nel 2021 a differenza di un Horizon, non abbiamo commentato la cosa, ma credo proprio di sì. <coughs> Hogwarts Legacy. Ho letto con piacere i libri, ho guardato con piacere i film, nonostante mi siano piaciuti meno dei libri. Non mi definisco un fan di Harry Potter, ma questo titolo, quando l'ho visto in azione, ho detto: Porca puttana, mi piacerebbe proprio giocarlo. Mi, è, eh, mi piacerebbe proprio giocarlo. Mm, faccio fatica anche questo a credere che possa uscire l'anno prossimo grazie anche a te atomic fede adesso ogni iscritto un bacino arus, arus 991 un bacino anche per te a me fa cagare Harry Potter ma il gioco penso proprio di prenderlo non lo so ragazzi è un po' l'atmosfera questa scuola di magia questa eh... Anche il, il comparto grafico, proprio ciò che si è visto nel trailer, era molto, molto figo secondo me. Comunque questo gioco è previsto per PC, PS4, PS5, One, Serie X, Serie S. Perfetto. Proseguiamo. Eccolo qua. Zelda. Breath of the Wild 2. Quindi sti cazzi, questa, questa lista è, è semplicemente la lista dei giochi più attesi, come potrei dire io. Eh, attendo molto questo Zelda per dire. Però, eh, nintendo, non mi pare che l'abbia mai annunciato per il 2021. Eh, quindi, di che cazzo stiamo parlando? Però ecco, adesso guardiamoci nelle palle dagli occhi, tipo così. Secondo voi uscirà nel 2022, del 2021? Ecco, già questo lapsus da, fa capire che eh, il prossimo anno è il 35, capito? Ciò non implica che per forza debba uscire il nuovo Zelda. Cosa vuol dire ci hai scammato? Ah, ci hai truffato? Sto imparando i vostri termini da rincoglioniti comunque. Non esce un cazzo nel 2021, te lo dico io. Ma lo sai che Nintendo droppa le bombe a distanze di 6 mesi dall'uscita? Mm. No, non ho ancora giocato, richiede la stovast. Mi sono infognato ancora con Mario Galaxy. Magari per Breath of the Wild 2 hanno fatto come fecero per Majora's Mask usando come base il motore Magari... Cazzo si sa e si è visto che hanno utilizzato lo stesso motore grafico di Breath of the Wild. Figa, non mi leggi mai. Ragazzi, ma vi rendete conto di, della velocità con cui sta andando la, la, la chat? Siamo in 665, mi dice Strain Labs. Quindi, eh, scusa Firenze, ma la mia sub non è comparsa. Prova a schiacciare F5, perché così ti meriti due bacini. Breath of the Wild uscirà insieme alla Switch Pro. Bah. Grazie, Danky. Grazie. Seguire Harry Potter dopo i 25 anni come andare a trans tutti si chiedono chi ci va e poi il fatturato, <ride> vabbè Fare dei Galacci dei biglietti per entrare gratis al Games Week. Va bene. Andiamo avanti. Vabbè, questa è una stronzata. Il nuovo Mass Effect: cioè, com'è possibile che possa rientrare nei titoli più attesi quando è stato annunciato 10 giorni fa? Figa. Non ha senso, non ha senso. Tutta questa eh, sì, vi ho scammato in buona sostanza. Vabbè, qua non voglio nemmeno commentare perché non ha senso commentare. Non c'è stato, secondo me, il tempo materiale per dire oh, sì, questo è uno dei giochi che aspetto di più dal 2021 o dal prossimo futuro. Non ha senso, non ha senso. Secondo, voi, secondo te gli Zelda saranno una trilogia? Mm, non lo so. Mia moglie mi ha scrabbato. Quindi con cosa? Col fango. Ok. Recet and Clench. Ecco, anche qua. Io dai, Recet and Clank lo facciamo uscire nel 2021, spero. Dai, su questo ci metto una mano di polpo, che ringrazio, eh, sul fuoco. Ma secondo te uscirà Switch Pro? Se sì, quando? Allora, la mia previsione è andata un po' a farsi fottere proprio quando eh, pochi giorni fa Nintendo ha detto ha fatto questo comunicato nel senso che io ho fatto semplicemente un rapido calcolo ho detto una console mid gen come potrebbe essere uno switch pro in teoria dovrebbe uscire appunto più o meno a metà della generazione switch è uscito quasi 4 anni fa non credo che switch possa durare ancora altri 4 anni quindi secondo me è più probabile che nel 2023 esca uno Switch 2, comunque una nuova generazione di console Nintendo. Però il fatto che Nintendo abbia annunciato più o meno ufficialmente che Switch è arrivato alla metà del suo ciclo vitale, un po' mi fa temere che effettivamente una versione mm, più potente sia prevista. Sì, sono d'accordo con... Seahord 1 Seahord 1 Che dice che Deve uscire per forza Ratchet Perché Anche giusto per Diciamo Concretizzare la Line up Della PS5 Vado a fare la doccia Ciao Marmot Permission 2021 Ratchet Bundle PS5 a Natale 2021 Voi vi ricordate Di console precedenti Sony eh, Con Ratchet in bundle Forse sì, Forse anche l'ultimo Resident Evil 8, The Village, Anche questo io sono abbastanza fiducioso che esca nel 2020, 2021 scusate, scusate ragazzi vado un attimo rapido perché è già più di un'ora che siamo in live, quindi, eh, cosa ho detto? Resident Evil 8, questo sì dai, anche questo sono, sono convinto, ecco quest'altro interessante, Hellblade 2, Elblade 2 è, uno delle, è una delle esclusive di punta di Microsoft, no? Discutibile, secondo me, però... Eh, come scelta, però... Ci può stare. Eh, anche in questo caso, diciamo... Madonna, mi torna sulla salsa di prezzemolo di mia mamma. Per concretizzare la line della Series X e Series S. Ve l'aspettate nel 2021... Secondo me sì. Ci potrebbe stare 2021. Sì, sì. Il 2 spero che esca nel 2021. Non lo so, il Mac sta per decollare. No, imbecille è la cosa. <ride> è il phone. C'è cioè mia moglie che sta asciugando i capelli alle bimbe. Non è il Mac. Polpo con patate, grazie anche a te. Lo switch è game changing. Figa, direi proprio di sì. Dopo quel super filmato che fecero vedere nulla, però me lo aspettano nel 2021, sì, anch'io. Andiamo avanti perché c'è ancora qualcosa di cui parlare. Uh, Starfield, titolo di cui non so nulla perché non, non, non è sicuramente nelle mie corde. Porca Eva. Starfield? Cosa diciamo? Esce? Non esce? Ah, era anche l'ultimo titolo della lista. Perfetto, abbiamo fatto un'ora precisa. Non si sa niente per me 2022. Anche perché, se non sbaglio, Starfield è di Bethesda, no? Aspetta che controllo se lo dicono qua. Bethesda. Quanti cazzi di giochi ha Bethesda sotto mano eh, in sviluppo al momento? Aspetta, eh? Tarfino avrete essere ambientato nello spazio, sì uh, se ci stare nello Elder Scrolls vediamo nella 2000 e mai. Cioè, ma come fate voi? Ma sicuramente siete più ehm, siete più informati di me. Ma come fate a sapere ehm, quale sia in sviluppo, quale sia in uscita prima tra The Elder Scrolls 6? E, um, e Starfield Vabbè, ciao a tutti ma allora che senso ha sbattermi per avere due console che poi non ci sono giochi dedicati ma scusami ma adesso ragazzi ma non vi aspettavate una situazione del genere siamo nel corso di una pandemia a livello globale non credevate che potessero esserci dei problemi di questo tipo ma di questi 20 titoli quanti ne escono su Stadia? Stadia non è mai stata citata ehm... Dopo è scontato che alcuni titoli Tra questi 20 Usciranno sicuramente su Stadia Come Zelda <ride> No però tipo un, un Far Cry un, un, un Hitman Quelli lì sicuramente Non so se al Day One ma sicuramente usciranno su Stadia L'hanno detto loro quando li avevano presentato All'E3 Cosa ne pensa? Ah che sarebbe, ah, l'avevano dichiarato loro che sarebbe uscito prima Starfield e poi eh, The Elder Scrolls. Tess 6. Faccio fatica a pronunciare The Elder Scrolls 6. Ne pensi di Cyberpunk 2077? Non ce l'ho e non ce l'avrò ancora per un bel po' di tempo. Lista formidabile. Bene, ragazzi, vi, vi chiedo una cosa in chiusura: visto che questa live a me è piaciuta parecchio, nel senso che. Ho interagito molto con voi seguendo, diciamo, una scaletta prestabilita da qualcun altro. Se avete delle, delle richieste o dei link simili a questo di GameSpot, riguardo anche ambiti diversi, parliamone, ben contento di farlo. Mandatemi pure il link via mail, facciamo due chiacchiere e abbiamo un argomento in più per, per queste live. Che dite? Vi garba come idea? Top e flop degli anni passati in live. Mm, non mi piace l'idea... Cioè, non mi piace l'idea di fare la top in live, proprio. Cioè, un conto è far la chiacchiera, un conto è far la top in cui devo spiegare il perché ho messo quel gioco in quella posizione e poi cagate il cazzo, no? Dove andare più su, più giù. Non... Uh, non mi sconfinfera come idea. Domani o dopodomani è la lista dei miei giochi. Va bene! Ragazzi... Io vi saluto, vi ringrazio, vi bacio, vi abbraccio, vi do appuntamento di sicuro domani mattina, a meno che non venga giù il diluvio. Eh, e noi ci diamo appuntamento, quindi a, sì, a domani mattina sicuramente, domani forse no. Eh, vediamo, dai, eh, seguitemi sui social come al solito. Va bene? Ciao ragazzi, grazie ancora. Buona serata. Fate amore.